Buonasera dal TG6, in apertura alla politica. Brutte notizie per il governo regionale perché la Corte dei Conti pone in evidenza che la spesa pubblica risulta fuori controllo nel bilancio regionale. Così intervengono le opposizioni, a capo il Movimento 5 Stelle, e chiedono a gran voce le dimissioni del governatore D'Alfonso e dell'assessore al bilancio Silvio Paolucci. Il servizio di Elisa Leuzzo. Ormai da 2 anni le spese della regione Abruzzo risultano fuori controllo, uno scenario che quest'anno appare più grave vista la recidiva sui gravissimi atti già denunciati che potrebbero tra l'altro arrivare a decretare lo scioglimento del Consiglio regionale. La Corte dei Conti quindi boccia l'Abruzzo a causa di comportamenti omissivi, ritardi, violazione di norme e inadempimenti. Un durissimo atto d'accusa quello dei magistrati contabili, 11 le contestazioni che la Corte dei Conti ha sollevato contro la regione, a partire dai rendiconti che sono fermi al 2012. Nel documento la Corte dei Conti parla di totale astrazione della realtà finanziaria e riporta cifre per cui il disavanzo 2012 di 0,5 miliardo di euro potrebbe essere molto più elevato. Inoltre non c'è accertamento sui debiti residui dal 2013, mancato riallineamento del ciclo di bilancio, così come dell'utilizzo dell'assestamento per gli anni 2013, 2014 e 2015. Tra le infrazioni, violazione reiterata del disposto normativo e dei principi di salvaguardia degli equilibri di bilancio e di copertura delle spese. Secondo i giudici contabili, la spesa della Regione Abruzzo è fuori controllo. L'ipotesi è che la Regione si sottragga a misure destinate ad operare sull'intero territorio nazionale e che venga meno agli obblighi solidaristici che gravano su tutti i soggetti istituzionali componenti la Repubblica. Tempestivo l'attacco da parte del Movimento 5 Stelle. Non è più accettabile la condotta omissiva e in piena violazione delle norme che questa giunta regionale sta attuando, commenta Sara Marcozzi, capogruppo del Movimento. È l'ennesima delibera con cui la Corte dei Conti denuncia le inadempienze e le violazioni di questa giunta, che a detta dei magistrati contabili porta la Regione Abruzzo all'isolamento dal contesto delle regioni italiane. Il governo regionale ha avuto 30 mesi per sistemare i conti, ma evidentemente non c'è la volontà politica di riportare legalità e ordine nei bilanci. Infine, visti gli evidenti limiti tecnico-gestionali della giunta D'Alfonso, il Movimento 5 Stelle chiede le dimissioni dell'assessore Silvio Paolucci. E dopo i rilievi mossi nella relazione annuale della Corte dei Conti alla Regione Abruzzo è arrivata anche la risposta dell'assessore al bilancio Silvio Paolucci. Ascoltiamo. Per quanto riguarda la sanità non mi convince nulla, perché noi, la Corte rileva che noi abbiamo applicato con ritardo il decreto Lorenzin. Intanto tutti i consiglieri regionali di opposizione, per esempio, ivi compresi 5 Stelle, ci chiedono di non applicare il Lorenzin, quindi non si può utilizzare come arma la relazione della Corte e poi allo stesso tempo dire non fai quanto chiede la Corte, per capire le contraddizioni interne e lo sciacallaggio politico sul punto. Ma poi perché sulla sanità noi siamo stati riconosciuti come la prima regione in Italia ad averla applicato. Per quanto invece riguarda il bilancio e quindi l'extra sanità, anche qui bisogna essere sinceri. Se io andassi con la stessa velocità che chiede la Corte, io dovrei azzerare tutti i capitoli per quanto riguarda i disabili, i non autosufficienti, il sociale, i trasporti, i pendolari, gli studenti, i lavoratori. Vogliamo fare questo? O al contrario vogliamo prenderci un tempo, forse un po' più lungo, intanto perché parliamo di debiti passati e non di questo governo regionale, molto cospicuamente formati nel settennio 2000-2007. Alla luce di questa relazione farete qualcosa comunque in generale per rispondere a questi rilievi? Noi andremo con i nostri tempi che garantiscano la trasparenza che nessuno nei 20 anni precedenti ha voluto chiarire sul bilancio, ma che allo stesso tempo garantiscono il giusto e corretto e la corretta erogazione dei servizi per il sociale e per i trasporti. Non un passo indietro per quanto mi riguarda, se qualcun altro invece vuole venire a provare da un lato ad azzerare i capitoli sul trasporto e al sociale e dall'altro a scrivere una montagna di debiti del passato da ammortizzare togliendo tutti i servizi alla gente, si accomodi, non sono io quella persona. Ora passiamo alla cronaca. È terminata a sera inoltrata l'autopsia sul corpo di Jennifer Sterlecchini, la 26enne pescarese uccisa dall'ex fidanzato Davide Troilo la scorsa settimana. Sempre nella serata di ieri si sono conclusi anche i rilievi del RIS di Roma. Fatale per la ragazza è stata la coltellata alla gola. Il servizio di Elisa Leuzzo.
È stata la coltellata al collo ad uccidere Jennifer Sterlecchini, la 26enne morta venerdì scorso nell'appartamento di via Acqua Torbida a Pescara, dopo una violenta discussione con il fidanzato, Davide Troilo, 32 anni, che lei aveva lasciato pochi giorni prima. E quanto emerso nel corso dell'autopsia eseguita ieri pomeriggio all'ospedale di Chieti dal medico legale Ildo Polidoro. Sull'esame, andato avanti per 4 ore, è finalizzato a capire quanti colpi siano stati inflitti alla giovane e che tipo di percosse abbia subito prima dell'accoltellamento, c'è il più stretto riserbo, imposto dal PM che sta coordinando le indagini, Silvia Santoro, che ha secretato gli atti di indagine. Ieri è stata anche la giornata dell'arrivo dei carabinieri del RIS di Roma nell'abitazione dove Jennifer viveva con Davide e dove ha trovato la morte. Il reparto investigazioni scientifiche ha passato al setaccio la scena del delitto dalle 10.30 fino alle 21.30 circa, repertando numerose tracce che serviranno a ricostruire la scena del crimine, grazie anche alla tecnologia laser. Jennifer Sterlecchini, dopo aver convissuto con Troilo per 3 anni, aveva deciso di chiudere la relazione e si era fatta accompagnare dalla madre e da un'amica in via Acqua Torbida per riprendere le sue cose. Una volta dentro inizia la discussione che ben presto si trasforma in lite e poi in colluttazione. Il ragazzo chiude la porta d'ingresso a chiave lasciando fuori la madre della 26enne. In pochi minuti si consuma la tragedia. Il primo ad accorrere, richiamato dalle urla della ragazza e della mamma, è un vicino che lancia l'allarme. Giunti sul posto, i soccorritori trovano i due sdraiati a terra, vicini, in una pozza di sangue e non possono far altro che constatare il decesso della giovane, mentre il 32enne viene trasportato in ospedale. Nell'interrogatorio, davanti al PM, Troilo ha detto che la discussione sarebbe nata per il possesso di un tablet e che la ragazza si sarebbe ferita per prima con una coltellata alla gola. Lui, allora, sempre secondo quanto riferito al PM, avrebbe emulato il suo gesto. La ragazza, poi, lo avrebbe colpito all'addome e lui le avrebbe inferto un colpo al collo ed altri sul corpo. Per la procura, invece, il 32enne avrebbe ucciso volontariamente l'ex fidanzata. Davide Troilo, attualmente in carcere, con l'accusa di omicidio volontario. Intanto la salma è stata restituita ai familiari e domani alle 14.30 si svolgeranno i funerali nella chiesa del Beato Nunzio Sulprizio in via Volta Pescara. Saranno oltre 170 i dipendenti della giunta regionale abruzzese che andranno in pensione prima del tempo. Il coordinatore della maggioranza PD, Camillo D'Alessandro, ha dichiarato che con questa operazione si otterranno ingenti risparmi senza ridurre i servizi ed efficienza della macchina. Ci dice tutto Filippo Tronca. Ridurre il personale della regione in sovrannumero, tenuto conto che sono arrivati anche i dipendenti delle province, per ottenere a regime un risparmio di 4,5 milioni di euro l'anno e per potersi dotare finalmente delle figure tecniche, ingegneri e geometri in primis, che mancano nell'organico. Questo per il coordinatore della maggioranza di centrosinistra Camillo D'Alessandro, il senso e l'utilità del maxi piano di prepensionamenti deciso dalla giunta regionale che interesserà circa 170 dipendenti che comunque erano già in dirittura d'arrivo per l'età pensionabile. Si tratta di personale che aveva i requisiti per il prepensionamento, noi abbiamo attivata questa procedura. Noi vorremmo, a seguito di questa operazione che produce risparmio, poi poter nei limiti delle risorse e delle possibilità che la legge ci consente, inserire una serie di figure di cui la regione un po' manca, soprattutto le figure tecniche, penso agli ingegneri, penso ai geometri. L'operazione non sarà però a costo zero, ci sarà infatti necessità di un'indennità sostitutiva per il mancato preavviso di 6 mesi, prevista in caso di procedura di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro. Indennità che avranno un costo di circa 2,5 milioni di euro, ma per D'Alessandro il saldo resterà comunque ampiamente positivo. C'è una spesa subito a fronte di un risparmio di domani. Tra spesa subito e risparmio di domani si risparmia. Io credo che non è che i servizi lo dà il numero dei dipendenti, i servizi li dà l'organizzazione dei dipendenti e per organizzare bene i dipendenti ci serve un numero fisiologico e non patologico. A Francavilla a Mare parla il sindaco Antonio Luciani che ribadisce che a breve inizieranno i lavori per la demolizione di Palazzo Sirena. Paolo Renzetti. Sindaco, allora si continua a parlare di Palazzo Sirena, lei non recede dalla decisione di voler abbattere la costruzione vecchia? Sono 25 anni che si parla di questo palazzo, un palazzo chiuso, inutilizzato, noi ora abbiamo ristrutturato la torre,
con un splendido auditorium per fare cultura, ma per fare anche attrattività a Francavilla come centro congressi. E dobbiamo liberarci da questo che è diventato un peso, perché questa città ha diritto ad avere una piazza nel centro cittadino, ha diritto a svoltare, e quindi fra poco, direi fra un paio di mesi, questo problema sarà risolto. L'associazione Salviamo la Sirena sostiene che così facendo si cancellerebbe anche la storia di Francavilla al Mare. Assolutamente falso, chi parla della storia di Francavilla dovrebbe conoscere la storia di Francavilla, invece guarda caso sono sempre persone che la storia di Francavilla non l'hanno vissuta e forse non l'hanno neanche studiata. Questo è un palazzo vecchio che ha costituito da un certo punto in poi, da 30 anni in poi, costituito un serio problema per Francavilla. Questo problema va risolto. Anche Italia Nostra però sostiene che probabilmente sarebbe un errore abbattere la sirena. A detta degli stessi componenti dei vari comitati non c'è nessun aspetto architettonico da salvaguardare. Allora, a parte il no a tutti i costi, al quale ahimè siamo abituati qui in Italia, vorrei capire il perché bisognerebbe preservare un volume simile, difficilmente gestibile, anzi quasi impossibile da gestire. Il consigliere del Partito Democratico Luciano Monticelli illustra le sue priorità nel nuovo ruolo di delegato alle politiche culturali. In primis applicare la legge 46, che prevede bandi, paletti e controlli per l'erogazione di fondi regionali finora distribuiti a pioggia e con molta discrezione. Sentiamo. Assegnare i fondi per istituzioni, associazioni e manifestazioni culturali con bandi di gara inizio anno, con regole certe, paletti e controlli. A prometterlo il consigliere regionale del Partito Democratico Luciano Monticelli, che ha ricevuto dal presidente della regione Luciano D'Alfonso l'incarico di seguire il settore della cultura, delega che resta in capo al governatore. Il diversamente assessore Monticelli questo incarico intende prenderlo terribilmente sul serio, a cominciare dall'applicazione della legge 46 del 2015, rimasta ancora sulla carta, e che prevede l'istituzione di una commissione tecnica incaricata di valutare le richieste di finanziamento, di un osservatorio composto da esperti per verificare l'efficacia dell'intervento ed il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, l'emanazione di bandi per progetti triennali in linea con le direttive europee, alimentato da un fondo unico per la cultura. L'osservatorio, il programma triennale, ma soprattutto i bandi. Ecco, allora io ritengo che sia importante creare subito i bandi, perché anche per gli operatori sanno a cosa vanno incontro durante l'anno. Non possiamo arrivare a fine anno con il fatto che chi ha già operato non sa di quali finanziamenti può ricevere da parte della Regione Abruzzo. Quindi questo è uno degli impegni principali che farò, credo appena ad anno nuovo, perché adesso siamo impegnati nella fase del bilancio. Una svolta, non c'è che dire. Finora in memorabili consigli regionali si è continuato, tra feroci polemiche ed epocali scontri, ad erogare a pioggia i fondi per la cultura senza criteri oggettivi, a suon di emendamenti e subemendamenti attaccati ad altre norme, a beneficio di decine e decine di enti e manifestazioni, ciascuna costretta a ottenere la benevolenza di questo quel consigliere regionale, che inevitabilmente tende a favorire enti e manifestazioni che operano nel suo territorio e bacino elettorale. Monticelli però non vuol sentir parlare di marchette, come hanno bollato questi finanziamenti i consiglieri del Movimento 5 Stelle. A volte si esagera anche nei termini, perché comunque il consigliere rappresenta una determinata zona, quindi non è che faccia qualcosa di grave. Probabilmente non c'è stata una organizzazione, una programmazione, e quindi su questo si ha perfettamente ragione, ma appunto fare i programmi e i bandi all'inizio dell'anno servono anche a questo, al di là chi poi possa avere il finanziamento, ma sa colui il quale lo riceve come deve comportarsi durante l'anno, durante il momento in cui fa una manifestazione. Non ritengo che comunque sia così da criticare fortemente, perché poi in fondo lo diamo alle associazioni. Se qualcuno rimane fuori, questo è, bisogna capire il motivo. Anche quest'anno, da oggi e fino all'11 dicembre, ritorna lo speciale appuntamento natalizio dell'AIL. In tutte le piazze italiane le stelle di Natale, simbolo dell'associazione che lotta contro le leucemie, rappresenta anche una delle campagne attraverso cui viene finanziata la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti. Nelle piazze, e qui stiamo vedendo lo stand allestito in Piazza Salotto a Pescara, ci sono i volontari dell'AIL, e acquistando la stella di Natale si potrà sostenere la ricerca
contro le leucemie. Ogni malato ha la sua buona stella e quella buona stella per noi puoi essere tu. E questo lo slogan è scelto per quello che ormai è diventato un tradizionale appuntamento con la solidarietà. Quest'anno la stella dell'AIL Pescara Teramo ci sarà un dono speciale per augurare il buon Natale, una confezione di caffè realizzata da una ditta abruzzese appositamente per l'associazione. Ci spostiamo a Montesilvano, lo hanno chiamato triciclo, è l'albero di Natale realizzato a Montesilvano e composto interamente da materiale di recupero, in particolar modo bottiglie di plastica. Alfredo Primante. Un albero di Natale davvero particolare. A Montesilvano, in piazza Diaz, proprio davanti al municipio, le associazioni Nuovo Saline e Il Sogno di Creare, Sogni e Percorsi a Mare Montesilvano hanno creato un albero di Natale denominato triciclo, fatto interamente di materiale riciclato. L'opera è stata inaugurata questa mattina e alla sua realizzazione hanno partecipato anche i ragazzi delle scuole, che hanno aiutato a raccogliere le migliaia di bottiglie di plastica che lo compongono. Tutti i cittadini, abbiamo mandato dei messaggi, ci hanno aiutato, le scuole ci hanno aiutato, gli alberghi di Montesilvano ci hanno aiutato e noi diciamo grazie, perché come piccola cittadina era impossibile raccogliere 4.000 bottiglie in un mese e mezzo. Lei si è occupato della struttura di questo albero? Sì, come associazione noi ci siamo occupati della costruzione della struttura, che prevede circa 500 kg di legname, 30 metri di rete metallica in cui poi sono fissate le bottiglie, oltre 4.200 bottiglie di plastica distribuite nei vari pannelli che compongono la struttura, ed è fatta di fatto in tre moduli, due tronchi di piramide e una piramide finale. Il progetto è stato portato avanti dai cittadini attivi del tavolo Tari. Quindi riteniamo che questa iniziativa, che poi parte dall'amministrazione di Montesilvano, sia un'iniziativa importantissima per, proprio per i cittadini di Montesilvano, che attraverso questo tavolo partecipano alle varie attività di questa amministrazione. Sarà Antonio D'Amato della sezione di Barletta a dirigere lo scontro diretto di sabato prossimo tra Crotone e Pescara, assistenti Pegorin di Latina e Peretti di Verona. Oggi seduta pomeridiana per la squadra, lavoro differenziato per Coda e Campagnaro e lavoro differenziato con terapie per Mitrita e Baibec. Stop per Simone e Pepe a seguito di virosi intestinale. Domani allenamento al mattino a porte chiuse, pranzo e partenza alla volta di Crotone in volo charter da Pescara. E sul momento dei biancoazzurri abbiamo ascoltato il grande indimenticato ex biancoazzurro Rocco Pagano, che auspica un pronto recupero in classifica dell'indice di Massimo Oddo. Ascoltiamo. Con Rocco Pagano parliamo del Pescara, del momento che stanno vivendo i biancazzurri in questo campionato. Tra l'altro, Rocco, la vigilia di una gara importantissima come quella di Crotone, questa squadra alla ricerca ancora della prima vittoria sul campo, sabato giocherà una gara fondamentale. Sì, in Serie A adesso per la posizione appunto che ha il Pescara sono tutte gare fondamentali, però effettivamente contro una diretta concorrente speriamo si arrivi la prima vittoria, ecco, che darebbe anche un attimino un po' di fiducia a questo ambiente che effettivamente in questo momento non è molto contento. Tu ovviamente segui da tifoso, da pescarese ormai adottivo, le vicende biancazzurre. Secondo te qual è il problema di questa squadra? Come mai questa squadra ha così difficoltà in questo campionato anche a raccogliere punti, nonostante un discreto gioco? Ma sì, guarda, i problemi sono agli occhi di tutti, insomma, si vedono che, quali sono. Adesso sicuramente l'allenatore, il suo staff, il presidente sanno dove poter intervenire. Quindi è una squadra che soprattutto manca una vittoria, ha avuto anche in alcune circostanze delle situazioni sfavorevoli, però non bisogna mai piangersi addosso. Io penso che adesso sia in questo mese, sia un attimino il mese importante, perché sicuramente, a parte la partita di Crotone, si farà il punto della situazione per poter intervenire sul mercato, che penso che lo faranno. Quanto è cambiata la Serie A, quanto è cambiato il calcio oggi rispetto alla Serie A del Pescara di Rocco Pagano?
Ma come tutte le cose, anche nel lavoro, il calcio, gli sport cambiano, perché comunque adesso ad esempio io vedo si corre veramente tanto. Io non so, forse non ero in grado allora di correre come corrono adesso. Prima magari era un calcio un po' più tecnico, però è sempre, insomma, ogni anno col passare si migliorano le cose. Ed ora la Lega Pro. Nel pomeriggio il Teramo ha ripreso a lavorare per preparare la trasferta di domenica prossima contro il Parma, che oggi ha vinto in trasferta sul campo del Sud Tirol per 0-1. In casa biancorossa ha lasciato il segno la sconfitta di ieri con la Maceratese, e l'analisi del direttore sportivo Alec Bolla. L'ascoltiamo. Una prestazione di carattere molto basso. C'erano due squadre in campo, noi e la Maceratese. Una squadra voleva vincere, voleva ottenere il risultato, mentre invece noi eravamo così, leggeri, forse appagati da tre giorni fa, da una prestazione comunque positiva, importante, e dove lunedì ho parlato con i ragazzi dicendo che finalmente vedevo il carattere giusto e la cattiveria e la fame. Oggi purtroppo no, non ho visto niente di tutto questo. E credo che sia un problema, perché nel calcio non deve mai mancare alcuni ingredienti, alcune particolarità dei giocatori, che è quella di lottare con la cattiveria agonistica giusta e con la fame e con la determinazione. Oggi purtroppo nella mia squadra non ho visto questo. Le colpe non è bello dare le colpe. Io credo che per primo io stasera devo farmi un esame di coscienza e capire in questi tre giorni il perché non siamo stati bravi poi a portare in campo una determinazione come quella di Forlì. Credo che sia giusto intervenire e prendersi le proprie responsabilità. Questo lo faremo insieme al mister. E oggi credo che sia giusto che ognuno di noi dica e pensi quello che realmente è la situazione. Mi riferisco a qualche giocatore che dopo, ripeto, una prestazione importante, si sente troppo appagato. Il calcio, per come la vedo io, è un'altra cosa. Ed ora la Serie D. È finito in parità l'incontro di cartello del girone F di Serie D tra Vastese e San Nicolò. Il Matelica cade a sorpresa in casa col Romagna Centro, il San Nicolò aggancia i marchigiani in testa alla classifica, mentre la Vastese insegue ad un solo punto di distanza. Il servizio di Ania Cantagalli. Il San Nicolò si prende la vetta della classifica pareggiando 1-1 in casa di una Vastese andata avanti meritatamente, rimasta in 10 nel finale. Con la vittoria deve rinunciare a Marinelli e Di Pietro, mentre Epifani, per effetto della giornata di squalifica, lascia la panchina a Scarpantoni, con il capitano Petronio rimasto a casa, anche lui appiedato dal giudice sportivo. A posto in palio è alta e si vede nei primi 20 minuti di gioco, dove non succede praticamente nulla. Ci prova Fiore dalla distanza, con Ciotti che para comodamente. Ci prova Bisegna da ancora più distante, con Russo che mette in angolo. La Vastese però riesce ad impostare meglio la manovra rispetto ad un San Nicolò che fa invece estrema fatica a costruire azioni degne di nota. Così al 24esimo tocca a Pretara a sbrogliare una situazione che si faceva complicata dopo un tiro di Felice su una buona discesa da parte di Fiore. 10 minuti più tardi è colossale l'occasione che sciupa la Vastese. Felice mette in moto Prisco e supera De Santis, ma mette incredibilmente fuori da buona posizione. A 5 minuti dal termine del primo tempo, veementi proteste dei padroni di casa per un presunto tocco di mano in aria da parte di De Santis. Il direttore di gara però non assegna il calcio di rigore. L'avvio di ripresa è shock per il San Nicolò. Felici va alla battuta di un calcio di punizione. L'esterno disegna una parabola perfetta che si infila alle spalle di Ciotti, portando avanti i suoi. Scarpantoni allora toglie il giovane Di Giacomo, classe 99 all'esordio in Serie D, e fa esordire il classe 98 Degia. È un cambio propedeutico all'ingresso di Chiacchierelli per provare a dare maggiore spinta in avanti. Al 23esimo è Milillo ad avere una buona occasione, ma il difensore vede Tafili immolarsi sulla sua conclusione e Russo poi, dal successivo sviluppo del corner, riesce ad alzare ancora in angolo il pallone indirizzato verso la porta.
e Moretti, dopo la mezz'ora, ad avere l'occasione buona da cross di Chiacchiarelli, ma l'attaccante non impatta bene di testa. Nel finale succede di tutto. Risco ha un'altra buona occasione, ma spara alto il pallonetto. Subito dopo il San Nicolò costruisce una bella azione. Di Lullo serve Massetti, che in diagonale beffa Russo per il pari biancazzurro. La Vastese va all'attacco e anche quando rimane in 10 per un presunto fallo di Prisco su De Santis, con il direttore di gara che estrae il rosso diretto all'attaccante, la squadra di Colavitto proverà, almeno nell'intenzione, a vincere. Alla fine per la Vastese c'è un solo punto e un po' di amaro in bocca, mentre la squadra di Epifani va in vetta, anche se con lo svantaggio dello scontro diretto perso contro il Matelica. Doccia gelata nel finale di gara per l'Avezzano, che in vantaggio per quasi tutta la gara viene rimontato e battuto dall'Arzachena. La compagine sarda espugna lo stadio dei Marsi per 1-2 e guadagna il secondo posto con l'Aquila. 5 minuti di blackout nella seconda parte della ripresa costano la gara all'Avezzano, che in vantaggio per 1-0 fino al 75esimo subisce poi l'1-2 micidiale degli ospiti, che espugnano la Marsica con una prova di grande concretezza ma non certo spettacolare sul piano del gioco. Per la formazione di Pino Tortora una battuta d'arresto immeritata al cospetto dell'Arzachena, ma che deve servire di lezione per il futuro. L'Avezzano si presenta con Leto dopo la squalifica, ma ancora senza Lopinto e Di Genova, con al centro dell'attacco Marold all'esordio al De Marsi. Nella formazione isolana, terza forza del torneo, regolarmente in campo il bomber Sanna, autore nell'ultimo turno di una tripletta. Sugli spalti presenti anche diversi studenti delle scuole cittadine che hanno avuto accesso gratuito per questa gara grazie all'iniziativa della società del presidente Gianni Paris. La cronaca vede al terzo sugli sviluppi del primo corner della gara in favore degli ospiti una palla in area per Carpentieri, che al volo alza però sopra la traversa. La risposta dell'Avezzano è velenosa, visto che sul capovolgimento di fronte Serrago sigla a due passi da Ruzzitto la rete del vantaggio, facendo esplodere la gioia dei tifosi presenti al De Marsi. La reazione degli azzurri isolani vede al 15esimo, su punizione di Nuvoli, il colpo di testa di poco alto di Sbardella. Gli ospiti fanno più possesso palla, ma al di là di qualche conclusione telefonata per Lewandowski non c'è gran lavoro da sbrigare. Al 31esimo arriva però un brivido per i padroni di casa, con Sanna che in area avezzanese non riesce a concludere come vorrebbe perché pressato dai difensori biancoverdi. Si arriva così ai minuti finali del primo tempo con un'altra opportunità per Sanna al 44esimo, con l'avanti ospite che non riesce ad addomesticare la palla tutto solo dalle parti del portiere dell'Avezzano. Ma l'occasione più clamorosa capita però sui piedi di Marolda, che allo scadere si divora letteralmente davanti al portiere dell'Arzachena il gol del 2-0. Nella ripresa, dopo una lunga fase di equilibrio e di scarse emozioni, al 25esimo si rivede la squadra di Pino Tortora con Bittaie che dal limite mette di poco a lato. Prima della mezz'ora si infortuna anche il portiere ospite Ruzzitto, che viene sostituito da Aranu poco prima della rete del pari ospite, che arriva al 31esimo con Carpentieri che con un tiro a girare mette alle spalle dell'incolpevole Lewandowski, che poi deve piegarsi anche al 36esimo al gol di Sanna. Gli ospiti appaiono trasformati e al 42esimo ci vuole un colpo di reni del portiere marsicano per evitare la terza rete ospite. Per i biancoverdi è un KO amaro dopo una buona serie positiva davanti ai propri tifosi. Giornata c'è invece per il Pineto, che sul neutro di Monte San Giusto cade per mano del Monticelli. La squadra scolana si impone seccamente per 3-0. Adriatici mai in partita. Il servizio di Roberta Di Sante. Si gioca sul sintetico del Villa San Filippo di Monte San Giusto la gara tra Monticelli e Pineto. 3-5-2 per gli ascolani di mister Nico Stallone, che out Iotti, Bartolini e lo squalificato Gesuè, dà spazio nel folto centrocampo ai Annascoli, Bracciatelli, Aloisi e Forgione a dar sostegno alla coppia d'attacco Bucchi-Pedalino. Risponde a Maulo con un 4-3-2-1 in cui fanno l'esordio da titolare Pomante in difesa e Palumbo in avanti in coppia con Cercelluti, mentre Cacciatore fa da interditore con la mediana. Pronti via e subito
solito rischio per il Pineto, con Bucchi che ruba palla e sfiora il palo. Partenza bruciante degli ascolani che al quinto passano. Corner di Forgione e ancora Bucchi alla deviazione nell'affollata area pinetese, con Mazzocchetti che respinge in prima battuta, ma nulla può sul tapin vincente del numero 10. E al 21esimo il Monticelli potrebbe anche raddoppiare, ma Pedalino da posizione defilata calcia al lato. Per vedere il Pineto bisogna attendere il 23esimo, quando Cacciatore su punizione pesca Pisani sul palo lontano, ma la girata è al lato. Al 32esimo Ciarcelluti prova lo sfondamento dalla destra, ma Marani è attento e blocca. Il Pineto fatica a trovare spazi, anche perché il Monticelli è ordinato e ben messo in campo. Allora Cacciatore ci prova dalla distanza, ma la sfera sorvola la traversa. In avvio di ripresa è subito botta e risposta. Al secondo azione corale del Pineto con Malocu che serve Mariani, l'apertura per Logoluso e la conclusione che lambisce il palo. Sul capovolgimento di fronte immediata la risposta, gran discesa di Sosi che imbecca Iannascoli, la palla in mezzo per Bucchi che fallisce un rigore in movimento, ma l'attaccante si fa perdonare al 16esimo quando confeziona l'assist al bacio per Pedalino che al limite dell'area insacca la girata alle spalle di Mazzocchetti. 2-0 e settimo centro stagionale per il bomber rascolano. La reazione del Pineto al 25esimo, punizione di Cacciatore per Mariani, la conclusione deviata da Sosi e il miracolo di Marani che dice no ai biancazzurri. Ospiti che provano a recuperare inserendo anche Antenucci in luogo di Ciarcelluti, ma che tre minuti più tardi incassano anche la rete del definitivo KO quando Iannascoli raccoglie una corta respinta della difesa e con una conclusione apparentemente innocua beffa Mazzocchetti che si lascia sorprendere sul proprio palo. Nel finale Antenucci sfiora il palo con un velenoso diagonale. Ma che oggi non è proprio giornata per il Pineto lo si capisce al 45esimo quando la punizione di Palumbo si stampa sull'incrocio dei pali. Termina così con un netto 3-0 che premia la maggiore solidità e compattezza di un Monticelli che si conferma compagine ostica da affrontare e che dalla prossima casalinga potrebbe ritornare al Del Duca. Per il Pineto c'è da metabolizzare subito la sconfitta e rimettersi al lavoro in vista di un altro scontro diretto contro la Recanatese. E con lo sport si chiude anche questa edizione del TG6, il prossimo appuntamento nell'edizione delle 14 di domani. Grazie per essere stati con noi.